dall'8 settembre in esclusiva su Sky 1. Venite con me? Solo su Sky, il grande tennis gioca tutto l'anno. Questa settimana scendi in campo con i top player, punto su punto. Ogni match è decisivo. Sky Sport Tennis, il tuo campo centrale. Bentrovati col nostro aggiornamento meteo, parliamo sempre di caldo ma anche in questo caso di alcuni temporali al nord, quindi prudenza, ma soprattutto ritorniamo alle fiammate che hanno colpito nelle ultime settimane gran parte dell'Italia. Questo è il quadro rosso con l'afa opprimente anche il primo giorno di agosto, addirittura marrone scuro sulla Pianura Padana, dunque stress index alle stelle, e poi questi grafici dell'aeroporto di Roma a Ciampino confermano tutti i numeri sopra la media e in particolare guardate cosa è successo. Ce lo aspettavamo, ma è arrivata l'ufficialità, record assoluto a Roma per il mese più caldo della storia, battuto anche l'agosto 2003 con numeri eccezionali, 3 gradi in più rispetto alla media climatologica. Dunque un nuovo record che conferma i cambiamenti climatici, temporali ancora sempre più intensi a causa di questo calore, in particolare sul nord-est e localmente in Pianura Padana, temporali che accompagnano anche il secondo giorno del mese di agosto localmente sulle Alpi e le Prealpi del Nord-Est in Pianura Padana e poi scendono anche al centro, qualche temporale dunque sabato e poi domenica su, diciamo, gli Appennini sulle Alpi un po' più confinati. Ma questo quadro con qualche acquazzone più intensa è visto anche dalle nostre previsioni sul Nord-Est e poi, come dicevamo, al centro nella giornata di sabato, domenica prevalenza di sole. Tutto ciò si tradurrà in un leggerissimo calo delle temperature di un paio di gradi, ma purtroppo la prossima settimana tornerà l'ennesima ondata di caldo africano, almeno fino a Ferragosto, su gran parte dell'Italia. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un ottimo proseguimento, tutti i dati come sapete sull'app Il Meteo.
i migliori equipaggi d'Europa. Tutti contro tutti. Top Match fin dal primo giorno. Classifica unica. Tutto per la conquista di un tesoro che si cela nei mari del calcio. La UEFA Champions League. E per la prima volta, 5 italiane. Più squadre, più calcio, più spettacolo. La nuova UEFA Champions League, solo su Sky Sport. Il più grande spettacolo del mondo. Passa a Sky Mobile powered by Fastweb. 150 giga e minuti illimitati a soli 7,95 € al mese. Sky Mobile, semplicemente possibile. Chiamaci all'141, vieni su sky.it o nei negozi Sky. Ho due grandi passioni, giocare a calcio e allenare la mia squadra. Tutto inizia dalla cura di sé. Per occuparti degli altri, devi prima sentirti bene con te stesso. Passa a Dove Men Plus Care. Doccia schiuma nutriente e deodorante con 72 ore di protezione con l'aggiunta di ingredienti idratanti. Quando mi sento bene con me stesso, sono più sicuro di me. E riesco a trasmettere fiducia ai miei giocatori. Prova la linea Dove Men Plus Care. Il vento è cambiato. Su Sky Sport ritornano i big match di Serie A. Inter-Juventus, Milan-Inter, Juventus-Roma, Juventus-Torino. Saranno battaglie epiche per la supremazia del campionato. I migliori equipaggi alla conquista di fortezze inespugnabili. I big match che stavi aspettando sono tornati su Sky Sport. Passa a Sky Wi-Fi, la rete pensata per lo streaming, per sfidare i tuoi amici online e sfruttare al massimo le tue app preferite. A soli 25,90 € al mese per 12 mesi. Vieni sull'app MySky. Bentrovati col nostro aggiornamento meteo, parliamo sempre di caldo ma anche in questo caso di alcuni temporali al nord, quindi prudenza, ma soprattutto ritorniamo alle fiammate che hanno colpito nelle ultime settimane gran parte dell'Italia. Questo è il quadro rosso con l'afa opprimente anche il primo giorno di agosto, addirittura marrone scuro sulla Pianura Padana, dunque stress index alle stelle, e poi questi grafici dell'aeroporto di Roma Ciampino confermano tutti i numeri sopra la media e in particolare guardate cosa è successo. Ce lo aspettavamo, ma è arrivata l'ufficialità, record assoluto a Roma per il mese più caldo della storia, battuto anche l'agosto 2003 con numeri eccezionali, 3 gradi in più rispetto alla media climatologica. Dunque un nuovo record che conferma i cambiamenti climatici, temporali ancora sempre più intensi a causa di questo calore, in particolare sul nord-est e localmente in Pianura Padana, temporali che accompagnano anche il secondo giorno del mese di agosto localmente sulle Alpi e le Prealpi del nord-est in Pianura Padana e poi scendono anche al centro, qualche temporale dunque sabato e poi domenica su, diciamo, gli Appennini e sulle Alpi un po' più confinati. Ma questo quadro con qualche acquazzone più intenso è visto anche dalle nostre previsioni sul nord-est e poi, come dicevamo, al centro nella giornata di sabato, domenica prevalenza di sole. Tutto ciò si tradurrà in un leggerissimo calo delle temperature di un paio di gradi, ma purtroppo la prossima settimana tornerà l'ennesima ondata di caldo africano, almeno fino a Ferragosto, su gran parte dell'Italia. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un ottimo proseguimento, tutti i dati come sapete sull'app Il Meteo.